Mi sveglio ed è passata solo un'ora. Non mi addormenterò. Azione. Ok. E forse me lo merito, la vuoi la verità? Ma quale verità? Ti dico la sincera, quella più poetica. Mi sento scossa, ah, ma quanto male fa. Come morire, ma non capita. Che si trovano veramente in situazioni di difficoltà che stanno affrontando durante proprio questo periodo di malattia molto grave. Perciò noi siamo qua un po' a chiedervi anche un aiuto. Ci trovate al banchetto, insomma, vicino all'iscrizione, e grazie tanto perché ci sono persone veramente che soffrono e che hanno bisogno. Quindi spero che oggi sia una bellissima gara per voi e siamo qua tutti insieme anche a sostenerle. Grazie tante. Casagrande Azzurra, grande passo, bravissimo.
è andato troppo forte. E il secondo, eccolo, un applauso al secondo, bravissimo, gran pazzo anche lui. Da maratona, ci manca solo il red carpet. Insieme, bravissimi. Grande complicità, grande trasparenza sportiva. Andiamo. Quando? 9.45. Quasi mezz'ora le premiazioni, prego. Com'è andata? Eccola, bravissima. Bravo. Bravo. Un po' tutte le... E anche la nostra Elena Manara. Allora abbiamo qui due fotografi, la quarta donna e la seconda, fantastico. Allora com'è stato? Com'è stato il percorso? La prima, anche la prima. Come sempre. Ma insomma sono felice adesso. È bello tecnico, come percorso? Molto tecnico, molto allenante, sì, vario, siamo in mezzo alla natura, quindi bellissimo. Grazie, grazie, grazie. Volevo qui il mio collega del Verde Pisello, sto correndo, bene. Allora, volevo parlare col mio amico. Perché corri col cane, dimmi un po'. Perché è la nostra... Ah, qui la, scusate, qui la premiazione sarà qui. Ma il primo arrivato è andato via? Qui, in questa postazione, giù potete tranquillamente accedere a spogliatoi e fare una bella donna. A dirci qualcosa. Pieno di pozzanghere, ha piovuto parecchio nei giorni scorsi. La nostra associazione partner. A essere, diciamo, qui come a casa lontani da casa. Allora io ringrazio tutti, il Montestella è diventato la mia associazione sportiva da quest'anno e sono molto contenta perché sono dimostrati subito persone molto generose e molto attente anche ai bisogni sociali. Io collaboro con A Casa Lontani da Casa da qualche anno. A Casa Lontani da Casa in verità è una rete nazionale, quindi comunque le case di accoglienza che abbiamo riunito insieme per appunto dare ospitalità alle persone in trasferta sanitaria sono a Milano tante, in Lombardia e anche nelle principali città con centri di eccellenza. In questo momento bello appunto andiamo a raccontare il nostro progetto che è Le Stanze Blu, di cui troverete materiale comunque lì all'ingresso del 25 aprile, cioè ci stiamo occupando di creare delle stanze di accoglienza, nelle case di accoglienza della nostra rete, un po' più a misura di bambini, perché i bambini quando si spostano e si ammalano, la maggior parte delle volte si salvano, si curano, ma devono stare fuori casa tantissimo tempo. E quindi abbiamo pensato di realizzare delle stanze a misura di bambino, quindi diciamo strutturate per essere più accoglienti, più belle, più piacevoli, insomma, perché loro possano vivere questa esperienza brutta comunque in un modo più sereno. E le stanze blu però hanno una particolarità che è quella di dare sostegno alle famiglie che vengono appunto che accompagnano i bambini, quindi diciamo sostenerli dal punto di vista economico. Chi entra in una stanza blu, oltre a vivere uno spazio più piacevole a misura di bambino, è anche sostenuto da tutti i punti di vista, quindi dal punto di vista del trasporti, alloggio, vitto. Le nostre case di accoglienza possono non costare niente,
oppure avere un rimborso spese anche solo di 10 euro, però per tanti mesi, oppure per famiglie diciamo, che già partono con una condizione diciamo, normale, di vita con un budget normale, possono essere veramente pesanti. E quindi diciamo quello che stiamo facendo insieme è promuovere un po' questo tema che in verità se ci pensate bene coinvolge purtroppo tante persone, magari conosciamo anche noi, anche solo dovessi spostare dentro la regione perché non so, una persona abita a Sondrio e deve spostarsi, fare una serie di cure anche a Milano, però questa cosa invece non è fattibile magari in giornata e quindi deve trovare comunque un posto dove stare. Nelle nostre case ci sono anche tanti volontari, che vuol dire alleggerire e rasserenare le persone che già vivono questa esperienza. A questo punto io diciamo ringrazio tutti, noi abbiamo del materiale per raccontare meglio chi siamo, dove c'è comunque anche il nostro sito. Se volete aiutarci bene, quello che ogni aiuto serve per aiutare, quindi ringrazio Montestella con il quale spero di partecipare alle prossime gare e di recuperare il mio omero spezzato rapidamente, domani mi opero, e ringrazio tutte le persone che vorranno essere sensibili, se non altro almeno per diciamo, conoscere meglio questa che è una realtà che purtroppo abbiamo fatto i conti l'anno scorso con un'indagine DOXA, coinvolge 750.000 malati più gli accompagnatori. Grazie Montestella! Chi ci fa una foto? Grazie Tirato! Allora, la quinta donna chi è? Montestella! La premia! La premia Luce di A Casa Lontani da Casa! Giusto, ho detto bene? La premia Alice di A Casa Lontani da Casa, grazie. Seconda, con Contessa Rosa, la premia sempre Alice di A Casa Lontani da Casa. Prima da Claudia Lucati. Molto bene. Adesso invece gli uomini li premierà il presidente del Montestella. Ti chiami? Aspetta. Giacomelli Roberto Giacomo, non ho il nome. Claudio Sabato, QT8 RAN, perfetto. Tutto bene? Benissimo, ottima organizzazione, sempre bello tornare qua con voi. Grazie Claudio, grazie. Ah, ecco. Terzo uomo, Farfaglia, il nome? Daniele Farfaglia, società QT8, grande partecipazione del QT8. Società. Una, ok, allora è improbabile per il Montestella, ti aspettiamo in Montestella, Elena. Primo uomo, Casa Grande. Dell'Azzurra grande. Azzurra Garbagnati. Stefano, giusto? Ok. Complimenti. Quanto ti dà il tuo Garbi? Okay. Hai fatto bene. Mica 40 euro dal koala, mi è così proprio. Il QT8 RAN, il presidente Sergio Lanzaroni. Robi! Ciao ragazzi! Alzatela come se fosse un trofeo, come se fosse la Champions. Bravi. Grande. Ce l'abbiamo fatta. Grandissimi. Signori, siete stati in pochi, siamo stati in pochi, ma siete stati bravissimi.